Sairam, Thank you very much vi ringrazio for molto sending your questions per aver inviato alcune to Brother domande Satish Naik, al fratello Satish Naik, who has jotted down il all these quale le ha questions annotate su on a paper carta e me le ha and fatte forwarded to me. avere. It's a matter of È fonte di gioia e joy di and pleasure piacere to share with you condividere con the voi answers le to your risposte questions. alle vostre Let me domande. see to what extent Vediamo se you'll be posso satisfied in soddisfare this le question vostre answer risposte a questa session. sessione di domande. Before I proceed, Prima di let procedere, me greet you, lasciate all che of vi you, saluti on tutti this in occasion questa of occasione delle Dasara celebrazioni di Dasara, celebrations, a 9-day festival, una festa che dura a 9 9-day giorni, function, una all funzione di full of 9 meaning giorni piena di and allegria full of e joy, piena di gioia, and an occasion ed è totally un'opportunità for per spiritual immergersi sadhana. totalmente nella I wish sadhana you all spirituale. happy Dasara. May Baba bless you. Auguro a tutti voi una felice festa di I'll read Dasara out the e che Baba question vi benedica. and Leggerò le give you the domande e vi answer. darò le risposte. The first question is La by prima Dr. domanda è da Vidyendranath Calcutta, Talapatra from Talapatra. Calcutta. His question is La this. domanda è questa. Baba Baba is present everywhere. è presente He ovunque. prevailed Egli in prevale every in ogni domain. dominio. Then, where is the place for us? Quindi dov'è il posto per noi? Una A good question. buona domanda. Perhaps you must Forse have been dovresti reminding ricordarti yourself our crowded quanto railway siano stations, affollate le bus stazioni stations, dei and treni e dei airports. It pullman is not like e degli aeroporti. there's nothing Ma like non a è place così, for non you, è che ci sia because un posto you are in simile him per te, and he is in you. perché voi siete lui e lui è in Where voi. is the place for air? Dov'è il posto per Where is l'aria? the Dov'è place for il water? posto per They are l'acqua? everywhere. Essi sono So, dappertutto, Baba is in you. dappertutto, per cui Baba è in You are in te e Baba. tu sei in God Baba. is in you. Dio è in You are in te God. e tu sei in And Dio you are e God. voi siete Dio. Then there's no Quindi question non è una of questione di separation separazione. and finding it difficult E non to esiste find a difficoltà a place trovare un for us. posto per noi. La The second question seconda is domanda from Italy. è dall'Italia. Maria Cristina Zorzi. It's a good question, È una buona domanda. which is really Lei bothering è all veramente Sai devotees preoccupata per around the world. i devoti Sai nel Here she mondo. says that she did a lot Lei dice che ha fatto molto per to spread Sai diffondere i usage messaggi di Sai and to dispel the e ha doubts divulgato i around the pensieri tra i devotees devoti che who are seguono following il Muttanalli gruppo di Guru. She Mudanalli. has been explaining E ha what Baba spiegato said cosa Baba ha in detto in this questo context, contesto. but yet she's not satisfied Ma non è with the ancora measures she has soddisfatta taken. delle misure She prese asks me, e mi what chiede else can we do cos'altro to possiamo help fare our per brothers aiutare i and sisters fratelli e le to sorelle in return Sai a to the speed, to true ritornare sul vero sentiero spirituale. spiritual path. Yes, we can certainly help them. Sì, sicuramente We possiamo should not be aiutarli. frustrated. Non dobbiamo We essere should not be delusi. disappointed. Non dovremmo We should sentirci never give up frustrati e non our dovremmo trying. mai rinunciare One ai example nostri that tentativi. Baba given. Un esempio che Someone Baba lays a ci ha stone dato. that received 20 Supponete che ci sia una strikes. pietra qui God hitting the che stone riceve 20 20 colpi. times. Si It may not break. continua a On the colpire la 21st pietra time 20 volte. it breaks. Potrebbe non It rompersi. means what? Al All these 21° 20 colpo times essa si it has rompe. been breaking the Significa che final tutte le 20 stone volte è the stata 21st colpita e il 21° colpo è stato il colpo time. finale e si è Similarly, we go rotta. on repeating. Allo We stesso go on modo, explaining noi dobbiamo what God continuare a ripetere, did and continuiamo a means we can spiegare, convince ma il momento in them cui to their essi si destiny and convinceranno, place lasciamolo our Guru. decidere al destino e alla grazia di Bhagavan. The next question La is prossima from domanda India. è It is dall'India. from Barendra. Barendra. The question is, La domanda anyone è, that lives in Prashantanilaya tutte le persone che and vivono a his his last Prashantinilayam, che breath muoiono qui, here, saranno would he liberi dal be free ciclo from di the nascita e cycle of birth morte? and death? This is an interesting question. Questa è una domanda Because some interessante, people perché alcune persone think living pensano che vivere here qui sia is all. Being tutto, here is a che guarantee vivere to qui reach sia una heaven or garanzia paradise.
raggiungere il cielo o il paradiso e che vivere qui sia sufficiente. Mi dispiace, Baba una volta ha detto che fare i negozianti qui all'esterno e aiutarci lavorando in ashram per anni non significa che saremo liberi dal ciclo di nascita e morte. No, non è sufficiente vivere qui. E non è nemmeno sufficiente esalare qui l'ultimo respiro. Vivere qui è solo una chance che ci viene data, un'opportunità che ci viene data. E qui, durante il nostro viaggio spirituale, facciamo un tentativo per velocizzare, grazie all'ambiente e all'atmosfera. In altre parole, Prashanti Nilayam ci fornisce un luogo per la nostra sadhana, un luogo per acquisire Brahma Vidya, la conoscenza spirituale. Questo è tutto. Quindi stare semplicemente qui non vi garantisce di ottenere l'entrata in paradiso. Certamente no. D'altra parte, se adottate lo stile di vita di Prashanti ovunque voi siate, in tutto il globo, seguendo i principi della disciplina e della devozione e adempiendo bene ai vostri doveri, questo vi porterà alla non rinascita. Questo vi renderà eterni e immortali. Quindi non è importante il luogo, ma il vostro temperamento e la vostra attitudine. È la nostra sadhana che conta. Grazie molte. La quarta domanda è dalla Malesia, da Srinivasan Ramlingam. È una domanda personale che riguarda la crisi finanziaria che è molto attuale. Dice che nonostante abbia fatto molti rituali, non sono libero dai problemi finanziari, per cui ho deciso di assumermi le mie responsabilità. Per favore, consigliami su cosa devo fare a questo stadio. Devo dirti che le finanze e Dio non hanno nulla in comune. I desideri e il divino non sono correlati. Ciò che è destinato ad accadere, accadrà. È una questione di karma. Nel momento in cui il periodo karmico si esaurisce, saremo liberi da tutti i problemi della nostra vita. Lasciamo che si esaurisca quel periodo di karma, ovvero le conseguenze delle nostre azioni accumulate nelle vite precedenti. Tutto ciò che abbiamo maturato come dei prestiti che dobbiamo chiarire e restituire. E questo prestito, che non è altro che un insieme di azioni, deve essere chiarito, espiato in questa vita. Ed è ciò che chiamiamo Karmaksharya. Per cui non rammarichiamoci, non addoloriamoci a causa delle perdite finanziarie. Non disperiamo, perché in questo modo stiamo accorciando il nostro karma e in questo modo ci sentiremo liberi presto e questo è ciò che viene chiamato Prarabdha Karma. Il Prarabdha Karma è ciò che abbiamo fatto nel passato e sono gli effetti, i risultati che stiamo sperimentando oggi. Rimaniamo in silenzio e preghiamo affinché ci dia la sua grazia e vedremo e sperimenteremo delle meraviglie. Grazie molte. La prossima domanda arriva dall'India. Pratindranath. La domanda è totalmente spirituale. Aham Brahmasmi, io sono Dio. Perché non sono in grado di realizzare l'eterna verità? Perché sono intrappolata nel ciclo di nascita e morte? E cosa dovrei fare nella mia vita ordinaria per realizzare la verità ultima di Aham Brahmasmi? E del io sono Dio, quale dovrebbe essere la nostra sadhana? Questa è una domanda davvero molto grande che sarebbe oggetto di un discorso di almeno un'ora, se non di più. Ma mi limiterò cercando di essere conciso e riassumendo, rispondendovi in base agli insegnamenti di Baba che mi hanno colpito di più. Prima di tutto,
Consideratevi uno strumento nelle mani di Dio. Secondariamente, sviluppate uno spirito di accettazione per qualsiasi cosa che vi accade nella vostra vita e che si chiama abbandono, resa. Terza cosa, dovremmo sviluppare un atteggiamento di preghiera. L'umiltà prepara il terreno per un temperamento e un'attitudine spirituale. Quarta cosa, amate tutti e servite tutti. Questo è ciò che Baba ha detto e questo vi farà naturalmente sentire che l'anima individuale e l'anima universale sono uno e sono la stessa cosa. Quindi l'anima individuale, Jivatma, e l'anima universale, Paramatma, sono la stessa cosa. Seguite questi quattro passaggi e sperimenterete sicuramente che voi siete Brahma. Grazie. La prossima domanda viene ancora dall'India. Rahul. Qual è la domanda? Qual è la miglior pratica per redimere i peccati? È fare archana, adorazione. Mio caro amico Raul, non prenderti troppo sul serio. Quando una persona si pente e si rammarica profondamente per le azioni commesse ed è determinato a non ripeterle più, quella è una buona sadhana. L'archana, l'adorazione, è un rituale. Puoi seguire tutti i rituali per una vita, ma per favore bisogna pentirsi e cercare di risolvere il problema, non ripetendo più le azioni passate. Quindi, riguardo ai peccati, non sentirti in colpa, perché una coscienza colpevole, colui che si sente in colpa, è più pericoloso della colpa stessa. Una coscienza colpevole causa dolore, ma un sentimento di colpa ti conduce avanti. Il senso di colpa porta lontano, non sentirti in colpa. Il passato è passato, quindi ricordati di questo. Il passato è passato e non hai bisogno di accrescerlo. E tutti i peccati che puoi avere commesso devono essere perdonati. Noi non siamo capaci di commettere dei peccati tali da non essere perdonati da Dio. Noi siamo figli di Dio. Mia madre, tua madre, i nostri genitori, essi ci perdonano. Essi non considerano le nostre azioni come peccati. Lascia stare, dimenticatene, brucia i ricordi che hai e inizia una nuova vita. Thank you, grazie. La prossima domanda è di Katrin, dalla Russia. La domanda è questa. Molti scienziati parlano di drammatici cambiamenti climatici globali sul nostro pianeta. E il pianeta sta entrando in un ciclo di catastrofi causando l'arrivo di molti profughi. Cosa ne pensi e cosa possiamo fare per l'umanità? Buona domanda. Cambiamenti globali drammatici. Il primo e principale problema è il riscaldamento globale, il problema dell'aumento della popolazione, l'inquinamento ambientale, l'inquinamento acustico, l'inquinamento idrico, l'inquinamento alimentare. Questi sono i problemi. Cosa possiamo fare noi come umanità? Baba ha suggerito i seguenti passi. Stabilire un tetto ai desideri.
I nostri eccessivi desideri sono in crescita, aumentano sempre di più giorno dopo giorno e sono responsabili di queste catastrofi globali. Cosa ha detto Swami? Non sprechiamo acqua. Quando iniziamo a sprecare acqua, inizia il problema idrico. La seconda cosa che ha detto è di non sprecare tempo, perché il tempo è Dio. E quando sprechiamo tempo, quando sprechi tempo, cosa succede? Indulgi in pettegolezzi vanitosi e discorsi inutili. E in questo modo state abusando del tempo, lo state usando male. Per cui non sprecate tempo. Terza cosa che ha detto, non sprecate il denaro, perché il denaro è rappresentato dalla Dea Lakshmi e lo spreco del denaro è malvagio. Spendere soldi in cose non necessarie, spendere soldi in cose stravaganti per condurre uno standard di vita alto, è necessario tutto questo? No, dovremmo mettere un tetto ai nostri desideri ed evitiamo di comprare tutto ciò che vediamo. Non desideriamo tutto ciò che vorremmo possedere o acquistare, quindi mettete un tetto all'uso del denaro, per cui non sprecate denaro. La quarta cosa che ha detto è di non sprecare energia. Sprecando energia, l'individuo perde energia, naturalmente. Dal punto di vista collettivo, non sprecate l'elettricità e tutte le fonti di energia. Se le sprecate, questo vi porterà dei problemi di sporcizia e di scarico di energia. Seguite questi passi che Swami ha dato, mettendo un tetto ai desideri per uscire da questi problemi. Grazie. La prossima domanda è da Ramakrishna, da Coimbatore. La sua domanda è interessante. Egli dice che si è perso l'amore. Sì, sono d'accordo. Come possiamo coltivare l'amore dentro di noi e mantenerlo per sempre? Come coltivare? Beh, è una buona domanda. Certe cose non si possono coltivare. Perché se pensi di coltivare qualcosa oggi, poi verrà persa più avanti. Solo le cose che si acquisiscono possono essere coltivate. Ma i valori immanenti, insiti, imperitori e latenti in una persona non si coltivano. Come puoi coltivare l'amore verso tua madre? Come puoi coltivare l'amore verso i tuoi amici? Come puoi coltivare l'amore verso i tuoi bambini? No, tu sei legato all'amore, quell'amore è dentro di te. Tu sei un'incarnazione d'amore, come dice Baba. Per cui non hai bisogno di coltivare l'amore. Come posso mantenere l'amore per sempre? Molto bene, tu puoi sostenere quell'amore per sempre cercando di essere senza egoismo. Come possiamo essere altruisti? Come possiamo mantenere questo amore? Baba ci ha dato una semplice formula. Inizia il giorno con amore, trascorri il giorno con amore, espandi l'amore e termina il giorno con amore. Questa è la via verso Dio, per cui l'intero amore dovrebbe occupare tutta la nostra vita, dovrebbe inglobare, avvolgere tutto. In questo modo possiamo mantenere l'amore. La prossima domanda viene dall'Italia, da Marisa Buccheri, e la domanda è: ci sono delle persone che sono seguaci di Mudanalli. Dobbiamo permettere loro di entrare nei centri Sai oppure no? Dobbiamo limitare la loro ammissione? Quindi la domanda è, dobbiamo dire no ai seguaci di Madhu? Vedi? Il mio limitare, il mio rifiutare la loro ammissione nei centri Sai provocherebbe una loro rivendicazione ed essi diventerebbero dei devoti di Madhu ancora più attivi, parteciperebbero in modo ancora più attivo al movimento di Mudanalli. Quindi
Se rifiutassimo la loro ammissione nei centri, li provocheremmo erroneamente, dando loro modo di diventare più attivi e determinati nel portare avanti il loro movimento. E in questo modo noi faremmo indirettamente propaganda al loro movimento. Il rifiuto non è la soluzione, ma dobbiamo avvicinarli con amore. Dovreste dire loro: amico mio, perché vai a Mudenalli? Che cosa trovi di più andando là? Che cos'è che ti attrae? Qual è la tua esperienza là? Dovete dare loro tempo amorevole e ascoltarli pazientemente e amorevolmente, tanto quanto basta, affinché loro condividano la loro esperienza. Poi gradualmente potete dire loro questo: chi è questo Madhu? Egli era uno studente del college di Swami. Tutte le persone che hanno una carica là erano qui a Prashanti Nilayam. E allora, se erano tutti qui prima, come mai adesso non possono stare qui? Perché stanno facendo tutto questo lavoro? Tutte le migliori cose sono accadute qui e stanno accadendo qui. Possono essere paragonate a quelle loro azioni? Avete mai visto qualcuno raccogliere denaro da qualche parte qui? C'è qualcuno che mostra una cortesia e gentilezza, che mostra un rispetto extra accogliendovi mentre vi chiede degli incentivi? Niente di tutto questo. Perché Prashanti Nilayam e il movimento Sai è il risultato di una volontà inscrutabile di Bhagavan e non pubblicizzata da un gruppo di persone. Per cui non rifiutiamo la loro ammissione nei centri, ma parliamo con loro, passiamo del tempo con loro e cerchiamo di convincerli. Ci sono molti falsi, ci sono molte imitazioni. L'imitazione è umana, la creazione è divina. Se l'abbondanza originale è qui, che motivo c'è di correre dietro a dei falsi? Quindi convinceteli amorevolmente con uno spirito di fratellanza. Questo è ciò che sento riguardo a questo. La prossima domanda è di Sudaka dall'India. Una buona domanda. Perché ci sono tanti dei e dee in India? Ci possono essere tanti dei e tante dee, ma la divinità è la stessa. Perché ci sono tante lampadine? La corrente che le attraversa è la stessa. Ci possono essere molte lampadine che illuminano il campus, ma la corrente elettrica sottostante è una e la stessa. Dei e divinità possono essere tante, ma la divinità è una e la stessa. Scusatemi. La divinità è la stessa. Qualcosa del genere. Per esempio, voi potete attingere acqua da molti contenitori, ma l'acqua è la medesima. Ricordatevi che Dio è lo stesso, per cui quella unità nella diversità è un messaggio trasmesso relativo alle dee e agli dei. Uno può amare la forma di Rama. Uno può amare la forma di Krishna, uno amare la forma di Ganesha, uno può adorare la forma di Gesù Cristo, uno può adorare la forma di Buddha. Quindi tutto questo dipende dalle nostre preferenze, dipende dal samskara, il modo e le attitudini acquisite in molti anni. Ed è quello, è ciò che determina il nome e la forma della divinità che avete scelto. E questo soddisfa tutti, grazie. La prossima domanda è di Sudamurti, dalla Malesia. Perché Baba ha sempre permesso a gente arrogante, egoista e con un forte temperamento di lavorare con lui e di stare intorno a lui? La risposta è semplice. Baba ha detto: chi sono le persone che trovate intorno ad un dottore? Sono i pazienti. Allo stesso modo dovete considerare queste persone
con queste qualità di arroganza e di egoismo che sono state vicino a Baba come dei pazienti. Baba è il dottore. E questo è stato un esempio dato proprio da Baba stesso. Ci sono le rose e le spine. E anche le spine sono necessarie, così come ci sono le stelle e la luna nel cielo. Per cui non dobbiamo pensare che sia un errore che Baba abbia voluto vicino queste persone. Lui ha permesso questo affinché queste persone arroganti ed egoiste venissero trasformate e riformate. Non è stato sbagliato. La compagnia del Signore è totalmente trasformante, per cui non sentirti infastidita da questo. Poi Sudamurti dice: ho visto personalmente che queste persone hanno mantenuto i loro tratti negativi. Sì, questo potrebbe essere visto correttamente, ma non dovevano loro essere qui? Sarebbero stati peggiori di come sono oggi se non fossero rimasti accanto a Baba. Quindi sono stati portati fino a quel punto e sono stati come ripuliti. Essi necessitano di un ulteriore rifinimento? Quando? Non lo possiamo sapere, lasciamolo alla decisione di Dio. Lasciamoli al volere di Dio. Lasciamo che loro abbiano le loro aspirazioni. Lasciamo alla loro disponibilità di essere ripuliti, la disponibilità ad essere seguiti, disponibili ad essere raffinati dalla loro bramosia. Se perdono questi tratti, sarebbero sicuramente meglio di come sono ora. Qui c'è una domanda dal Sudafrica, da Karna Das. Caro professore, come possiamo rompere il ciclo del karma in modo da essere liberati dal ciclo di nascita e morte? Una cosa molto semplice. Per favore seguimi attentamente. La mente è la base per il pensiero. Il pensiero ti conduce all'azione. L'azione ti porta ad un risultato. I risultati ti conducono alla nascita e alla rinascita. Per cui la mia vita è il risultato delle mie azioni passate. Le mie azioni passate erano basate sui miei pensieri. I miei pensieri erano stati suggeriti dalla mente, quindi la mente è la causa della nascita e della rinascita. Quindi per essere liberi da quello dovete allentare la mente, ritirare la mente. Quando pregate Dio nel canto, la mente si immerge in Dio. Durante la meditazione diventate uno col divino, un Bhakti Marga. Un altro diventa Jnana Marga e in questo modo fate tutto ciò che è possibile per allentare la mente ed è l'unico modo per essere liberi dal ciclo del karma, morte e nascita. Grazie. Una bella domanda dall'Italia. Elisea San Giorgi. Dall'Italia. Questa è la domanda. Quando incontro i devoti e i seguaci di Muddenalli qui in Prashanti Nilayam, cosa dovrei fare? Perché io sento che tutto questo sacro luogo potrebbe essere inquinato da loro, da questi individui. Cosa devo fare? Devo parlare con loro o li devo evitare? Beh, la risposta è questa. Evitarli non è sempre possibile. Salutarli è sufficiente. Ciao ciao, arrivederci, arrivederci. Perché a meno che tu sia equipaggiata da tutta la conoscenza che Baba ci ha dato, a meno che tu abbia l'abilità di parlare con loro,
con quelle persone, con quei devoti, a meno che tu abbia tempo per convincerli e passare il tempo con loro per convincerli, altrimenti sarebbe meglio evitare di dialogare con loro. Devi dire loro, sai Ram, ciao, arrivederci. Puoi farlo se parli con loro con una fede forte e ferma e con la conoscenza che hai. Grazie molto. La prossima domanda. Oh, questa è l'ultima domanda. Come si fa a mantenere la fede in Sai Baba quando la vita continua a darti ciò che non desideri? Come si ottiene ciò che ti piace o ciò che non ti piace? Ciò che ottieni potrebbe non piacerti. Ciò che ottieni potrebbe non essere di tuo gusto, potrebbe non essere frutto di una tua scelta, esso è un dono di Dio, Prasadam. Qualsiasi sia il dono di Dio, accettalo incondizionatamente. L'accettazione è la resa ed è l'unico modo di mantenere salda la fede. Faccio un esempio. Gesù è stato crocifisso sulla croce. Respirava affannosamente e aveva una corona di spine. Perse la sua fede? No, segui, lui era un grande maestro. Questi orpelli, questi problemi sulla fede, non dovrebbero agitare la tua fede, mai. Bisognerebbe essere coraggiosi, come quando le onde del mare toccano una roccia. Essi rimangono fermi e stabili, coraggiosi, non ci si lascia travolgere dalle onde, perché le onde tornano indietro. Un uomo coraggioso non si fa travolgere, quindi non farti travolgere dai cambiamenti della vita, dalle sfide della vita, dalle difficoltà, dai problemi. Sii fermo come una roccia, come una pietra, questo è necessario fare. Grazie molto. Mi sento molto incoraggiato dalle vostre domande e sono veramente grato a Satish Naik per aver organizzato questa sessione raccogliendo le vostre domande, scrivendole e per aver filmato questo video. Spero che abbiate gioito. Vi auguro ancora una volta buona festa di Dasara. Sai Ram.